Alla fine capì che l'unico hobby possibile per lui era il lavoro. Dunque, ispettore di zona, ti piace? Magari, Ugo. Dunque, requisiti richiesti. Militesente, lo sono. Diplomato ragioniere, lo sono. Autopropria, ce l'ho. Ambisesso, sì, no? Certo, Ugo. Ambizioso carriera, lo sono. Massimo 35enne. Non lo so. Ma vedrai che prima o poi qualcosa lo trovi di adatto a te. Guarda qua, leggi. Massimo 35enne, massimo 35enne. Massimo 35enne, massimo 35enne e massimo 35enne. È che non mi voglio. Non gli servo più, hai capito? Ma io vi domando se uno che ha superato i 35 anni vuole lavorare, che fa? Si ammazza? Ma no, Ugo, perché vedi, non conta l'età che hai, conta quella che ti senti. Prova di assunzione per quell'unico ambitissimo posto di aiuto del vice corruttore laterale mafioso consisteva nel risolvere un problema di contabilità nera basata su codici segreti di esponenti piduisti dell'intrallazione politico-camorrista. Potete incominciare.
Vada via, imbroglione, via! Chiederlo? Grazie, molto umano, eh. Mascalzone! Grazie, molto gentile. Farabutto! Grazie, signore. Vecchio parassita! Esatto. Egoista! Sì, sì. Truffatore! È vero. Verdaccia! Devo dire che lei è molto umano, eh. Grazie. Ladro di lavoro! È vero. Ora toccherà il giovane. Sì, adesso... Mi scusi, sir, ma lei mi ha fregato la soluzione. Vabbè, buona fortuna.